intanto vedo in tutto questo che è arrivata, si è collegata con noi in questo momento Giulia Bongiorno. Giulia Bongiorno, le ho scritto in piena notte, confesso di essere stata un po' una stalker con lei, perché Giulia Bongiorno è il legale della famiglia della presunta vittima, esatto, della ragazza. Quando ieri la nota che è stata diffusa, in cui la famiglia ha detto che quel video è una farsa ripugnante, appunto, è stata diffusa da Giulia Bongiorno, che è il legale di questa famiglia. Leggo qualche passaggio di questa nota, perché è importante, perché voi capiate tutta la cosa. Cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire, ridicolizzare il dolore, la disperazione e l'angoscia della vittima e dei suoi cari sono strategie misere e già viste. Perché ci tenevo tanto che lei ci fosse, cara Giulia Bongiorno? Perché in realtà questa è una vicenda incredibile che incrocia due grandi aspetti della sua vita personale, professionale, anzi tre forse, e politica, nel senso che Giulia Bongiorno è stata molto battuta per le donne, ha fatto un'associazione, insomma sono anni che io e la Bongiorno parliamo di questo tema a latere. In più la Bongiorno appunto è legale in questa faccenda, naturalmente non le chiederò mai domande sul processo, perché invece questa cosa è del tutto prematura, è ancora l'indagine in corso, quindi questa è una cosa che naturalmente di cui non parleremo. Ma Giulia Bongiorno è anche impegnata in politica, è anche il legale di Matteo Salvini in una vicenda, come voi sapete, è politicamente delicatissima. Quindi diciamo che c'è un incrocio che poi ci riporta al nodo della politica, al fatto che in questo momento, cara Giulia Bongiorno, state al governo insieme, Lega e Movimento 5 Stelle, e vi trovate in una posizione molto strana, perché appunto Matteo Salvini ha fatto notare che c'è il garantismo a giorni alterni, perché non più tardi di sabato si diceva che, insomma, su Salvini che è bene che venga processato e quant'altro. Eccoci qua, mi dica. Sì, allora, come giustamente lei ricordava in premessa, io in realtà da anni insieme a Michel Hutzinger mi batto contro la violenza nei confronti delle donne, e quello che mi ha veramente lasciato, ma direi così, stupita, sbigottita del video di ieri di Grillo al quale si faceva riferimento, è il fatto che gli argomenti che sono stati sviluppati in quel video sono argomenti che io trovavo, ma circa 20-30 anni fa, quando difendevo le vittime, e venivano portati in aula dagli avvocati. Gli avvocati cercavano sempre, sistematicamente, di dire che la ragazza se l'era cercata, che alla fin fine sono cose ridicole, qualsiasi cosa succede la vittima in realtà è imputata, perché un po' se l'è cercata, un po' se l'è voluta, e quindi questa ridicolizzazione, questo ridimensionamento, questo fatto di descrivere un video in maniera assolutamente diversa dalla realtà e comunque così buttarla, si direbbe, in caciara. Ecco, a me questo fa paura per questo processo in generale, perché quando sento queste cose è un po' come dire: ma guardate che non esiste la violenza, insomma un uomo può fare quello che vuole, ci si può ridere su. E il fatto che l'abbia fatto una persona con questa estrema visibilità e con quella foga ci ha veramente turbato. Ecco, scusi, perché i genitori, buongiorno, voglio aggiungere una hanno cosa. Voluto parlare. Voglio aggiungere una cosa, per carità, lei è una principessa del foro, io mi intendo poco di diritto, però la cosa che voglio dire a chi ci ascolta da casa è che qua ci sta una presunta vittima e un presunto colpevole, presunti, insisto, però l'unica cosa che non possiamo fare è invertire i ruoli, quello non si può fare, possiamo ritenere che sono presunti fino all'ultimo momento, ma non possiamo invertire i ruoli, e questo è il punto di fondo a mio parere. Perché Grillo ha fatto quel video? Se l'è chiesto Giulia Bongiorno? Le voglio dire un'altra cosa, da mesi e mesi... Come? Mi dica, no, poi le faccio una domanda io. Da mesi e mesi la famiglia e anch'io siamo cercati dai giornalisti, perché tutti volevano, ad esempio, atti del processo, la denuncia circostanziata della vittima. La scelta della famiglia è stata il silenzio, è stato il silenzio. E nonostante ovviamente si trattasse di un processo così importante, normalmente quando si tratta di processi dei VIP escono carte ovunque, come avete visto non è uscita una carta, la procura non ha detto nulla, le vittime non hanno detto nulla, nessuno voleva alzare l'attenzione, anche se a volte, lo sa chi fa l'avvocato, se un processo dura tanto in indagini si cerca magari di far uscire qualcosa. Può convenire, certo. I genitori sono stati silenti, sono distrutti, silenti.
E in questo momento sono rimasti, ripeto, sbigottiti, cioè non immaginavano una ridicolizzazione del loro dolore. È questo che li ha colpiti, è questo tentativo di ribaltare i ruoli. Non si ribaltano i ruoli, sia chiaro, noi non ci stiamo. Non conviene fare a nessuno il processo in piazza, sia chiaro, eh? Buongiorno, mi dica una cosa, se l'è chiesto perché ha fatto una cosa del genere Grillo? Perché è una cosa che dicevamo prima sia con De Masi che con Fontana, cioè ha prodotto un danno molto forte a se stesso, a suo figlio, al suo movimento. Allora, io vorrei dire che questo video io lo porterò in procura perché reputo che sia una prova a carico. È una prova a carico perché secondo me documenta una mentalità. La mentalità del non succede niente, sono cose che si possono fare, ma perché mi volete arrestare? Cioè questo metodo, questa si chiama eufemizzazione, cioè prendere delle cose importanti e ridurle in briciole. Ecco, questo metodo che esce fuori da questo video è quello che spesso viene utilizzato dagli uomini per giustificarsi quando sono imputati. Ecco, credo che denoti una certa mentalità. Quindi io prendo questo video e lo porto in procura. Però scusi, per capire, proprio lì faccio una domanda da avvocato, ma le porto un video, però le colpe di Grillo non ricadranno sul figlio, non possono ricadere sul figlio, seppure Grillo ha fatto un'affermazione di questo tipo in un processo. Non ci sono dubbi. Però in questo caso denotano la mentalità. Cioè denotano quella che è una linea di difesa, denotano il fatto che, questo è anche un messaggio, state attente vittime che adesso vi facciamo diventare imputate. Credo che vada un po' fatto un affresco, secondo me questa è proprio è un'eloquente prova di quello che si vuole fare in futuro. Si vuole dire alle vittime state attente che se andate avanti poi ci pensiamo noi. Allora, è una cosa ecco, un po' noi non ci facciamo intimidire, questo sia chiaro. È una cosa un po' inquietante quella che ci ha detto, va bene. La ringrazio molto, Giulia, buongiorno, ci rivediamo presto, mi auguro buon lavoro. Io nel frattempo...